Il campionato di prima categoria 2015-2016 inizia sul difficile campo del Colle Salvetti per l'Atletico Etruria. È Federico Tamberi a regalare i primi tre punti ai ragazzi di Natali, grazie alla sua prima doppietta stagionale. Alla seconda giornata è subito big match. Ad Acciaiolo arriva il Fratres Perignano, ma i biancoazzurri calano il poker. Protagonista ancora una volta è Tamberi, che mette a referto una splendida tripletta nel 4-2 finale, arricchito anche dal gol di Capitan Bonini. Il 18 ottobre, nella quinta giornata, all'Atletico, dopo 4 successi nelle prime 4 di campionato, cade inaspettatamente in casa del Castelnuovo Val di Cecina. Finisce con un pesante 5-4 per i padroni di casa in un match da dimenticare. L'Atletico comunque mantiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio sul Fornacette, vera rivelazione di questo inizio di stagione. Dopo il successo casalingo per 2-1 contro i Colli Marittimi, altra grande rivale nella corsa al titolo, l'Atletico inciampa nuovamente, stavolta lo fa in casa del Sanfrediano. Sotto di 3 reti nel primo tempo, a nulla serve la reazione che nel finale porta alla firma di Bonini e di Telloli. Dieci punti nelle 5 partite successive, nel mezzo la prima e unica sconfitta casalinga contro il Castiglioncello. Nella 13esima l'Atletico si sbarazza facilmente della pratica Santa Maria a Monte, grazie alle reti di Bonini, di Tamberi alla sua 11esima rete stagionale, di Verola e di Giari. Nell'ultimo turno, prima della sosta natalizia, l'Atletico espugna il campo del Fornacette in una partita di grande cuore e sofferenza in bilico fino all'ultimo e decisa nel finale dal colpo di testa di Ceccarelli e dalla rete della sicurezza di Telloli. Chiuderà il girone di andata a quota 34 a 3 punti dalla capolista Fratres Perignano. Il girone di ritorno si apre col successo per 3-1 sul Colle Salvetti. Alla seconda è di nuovo super sfida contro il Fratres. A Perignano i biancoazzurri escono sconfitti con un sonoro 4-1 e vedono la vetta allontanarsi di 4 punti. Nove punti nelle successive 3 partite prima di un'altra grande sfida, stavolta sul campo dei Colli Marittimi. I rigori di Bonini e Garbini e la rete di Telloli sigillano un successo che consente ai biancoazzurri di tornare a meno 1 dalla capolista Fratres. Basta una rete di Verola alla sua 7ª stagionale per fare bottino pieno sul campo della San Romanese Valdarno e ritrovare momentaneamente la vetta della classifica in attesa del recupero del Fratres. Nella 25esima giornata una vittoria che vale doppio ed è quella strappata con le unghie e con i denti sul campo del Castiglioncello. Decide il match una rete di Giari a pochi minuti dal fischio finale. Nel recupero del venerdì sul campo del Monte Rotondo, l'Atletico ha la grande occasione per trovare la vetta in solitaria dopo il tonfo del Fratres in casa contro la San Romanese. Finisce con un 3-2 al Cardio Parma la partita chiave della stagione. Per i biancoazzurri segnano Giari, Bonini e Tamberi, che di qui a fine anno collezionerà 16 centri. Operazione sorpasso riuscita.
A 4 giornate dal termine l'Atletico ospita il Saline e archivia la pratica già nel primo tempo con Bonini e Lotti, prima delle reti nella ripresa di Vallini e dello stesso Bonini che salirà a quota 12 centri in campionato. Con una vittoria alla penultima giornata contro il Fornacette, l'Atletico Etruria ha la grande occasione di festeggiare in casa il traguardo, sperando anche in un passo falso del Fratres sul campo della Venturina. Punizione magistrale di Telloli e tutto sembra facile. Bonini fallisce poi un calcio di rigore, ma ancora Telloli con un altro bolide da calcio piazzato raddoppia. E nel frattempo arriva la notizia del vantaggio del Venturina contro il Fratres. Il Fornacette accorcia e mette brividi, mentre sull'altro campo il Venturina dilaga. Al 90esimo però può esplodere la festa, a Venturina il Fratres capitola addirittura 5-1 e l'Atletico con un turno di anticipo conquista per la prima volta nella storia la promozione con il record di 74 punti e di 24 vittorie su 30 gare. Bring your sister over here, let her dance with me.